voi, non è tutta la parrocchia, ma è una buona rappresentanza della parrocchia. Ho compiuto nel nome di Gesù la visita a tutti voi per dirvi che Gesù ci vuole bene, che Gesù ci ama e che Gesù ci invita a convertirci. La misericordia di Dio è pronta ad accoglierci. Questa comunità è una grazia, è un dono di Dio per la Chiesa e per la città di Terni, per la nostra diocesi. Non dobbiamo dimenticarlo. È una grazia, è un dono di Dio. E tutti noi che facciamo parte di questa comunità dobbiamo ringraziare il Signore. A volte sembra che tutto ci sia dovuto. No, noi abbiamo la fortuna di essere qui, popolo di Dio, convocato dal Signore, e di volerci bene e di sforzarci a volerci bene. Questa è una chiesa viva di cristiani, 4.000 cristiani circa di questa comunità. È una chiesa viva dove ognuno, con la grazia dello Spirito Santo, si rivolge al Signore, è collegato agli altri dalla grazia del Signore. Una realtà meravigliosa che in tante parti non riescono né a riconoscere né a sperimentare. Avete il dono di due sacerdoti, due, è un fatto eccezionale avere due sacerdoti al proprio servizio, non è una cosa scontata. Fratelli miei, dovete dire grazie al Signore e tenervi stretti questi due sacerdoti, pregare per loro, perché siano fedeli, sostenerli nelle loro fatiche e insieme a loro lavorare per il regno di Dio. C'è un bel numero di famiglie giovani, con tanti bambini, anche questo è un dono di Dio grande, che dobbiamo saper riconoscere e gioire. Poc'anzi ho incontrato i genitori di questi ragazzi, un bel gruppo di genitori disponibili, attenti. Io ringrazio il Signore anche per loro. E voi diteglielo anche, ragazzi, ai vostri genitori, che il Vescovo vi ringrazia, e chiedete a loro che cosa vi ha detto il Vescovo. Chiedetelo non adesso, quando andate a casa. In questa comunità ci sono cristiani delle comunità del cammino neocatecumenale. È un dono del Signore anche questo, per questa comunità, per la nostra Chiesa diocesana. Non è una sventura il cammino neocatecumenale, è una grazia del Signore. Noi vogliamo dire grazie al Signore per quello. Mi dicono che forse a Terni è stata la prima comunità, quella che ha dato vita a tutte le altre. Ecco, dovete essere orgogliosi, ma anche essere pieni di responsabilità. Io mi auguro che coloro che hanno terminato, concluso il cammino neocatecumenale, poi si dedichino con tutte le forze alla missione. Questa comunità parrocchiale ha bisogno di missionari per poter creare sempre di più comunione e l'annuncio del Vangelo, l'amore di Gesù. Abbiamo detto giù prima con i genitori, questi ragazzi, i giovani che qui sono assenti, c'è bisogno che la comunità si dedichi a loro. Questo è uno dei limiti che io ho riscontrato, e
bisogna, occorre un sussulto di responsabilità per creare spazio, aiuto, sostegno alle nuove generazioni. E tutti coloro che vivono in questa comunità devono supportare i sacerdoti in questo servizio. La conferenza di San Vincenzo, l'espressione della carità di tutti quanti, certo, ognuno nella sua vita compie gesti di carità, ma la conferenza di San Vincenzo lo fa a nome di tutti, con uno stile particolare, mite, silenzioso, ma anche molto efficace. Io ringrazio il Signore anche per loro che qui sono impegnati in questo compito. Un grazie al Signore per le catechiste e i catechisti che curano i fanciulli dell'iniziazione cristiana con le loro famiglie. E sta per avviarsi un gruppo di famiglie per la catechesi dai 0 ai 6 anni. È una sfida molto bella e può essere anche forse una prima esperienza proprio a livello diocesano. Mi auguro che abbia successo, perché le famiglie hanno bisogno di sostegno e di aiuto, soprattutto in questo momento particolare. Un altro dono di questa comunità è la presenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale, del Consiglio Parrocchiale degli Affari Economici, organismi di partecipazione che sostengono, ecco, il cammino di tutta la comunità. E vedo anche un bel clima di collaborazione tra persone, uomini e donne vicine ai sacerdoti che, forse nel silenzio, compiono tanti di quei servizi che poi fanno camminare la macchina della parrocchia, ecco, con dedizione al Signore. Tutto quello che si fa nella comunità non lo si fa per il parroco o per i sacerdoti, lo si fa per il Signore. E se manca questa motivazione, fratelli miei, siamo un po' poveri. Certo, servire gli altri è sempre un'azione buona, cioè farlo per amore del Signore, perché questo arricchisce ulteriormente la comunità. Questi ed altri elementi che non sto qui ad elencarvi, che ce ne sono tanti, sono i motivi di ringraziamento e di lode al Signore. Ma vi sono anche delle criticità e delle mete che bisogna realizzare con tutte le forze. Pensate, questa parrocchia ha 4.000 persone, c'è solo questa messa, e quanti sarete voi? 300 persone, 400 persone e tutti gli altri, e tutti gli altri. La domenica, giorno del Signore, che torni veramente ad essere il centro della vita della comunità, perché è attorno a Gesù che ci realizziamo del giorno del Signore. Io vedo anche che la cappella feriale a volte rimane deserta. Ecco, chi ha un po' più di tempo, chi sente la presenza del Signore, che partecipa alla messa della domenica, anche dei giorni feriali. Quando ero altrove mi dicevano alcune persone, alcuni professionisti, c'era un medico in modo particolare che tutte le sere veniva a messa e diceva: è il momento più bello della mia giornata, incontrare Gesù, ricevere l'Eucaristia, sarebbe una cosa bellissima, è una iniezione di grazia per la nostra vita e per tutta la comunità parrocchiale. Vi è anche una difficoltà di comunione all'interno dei gruppi e tra i gruppi della parrocchia. Non chiudiamo gli occhi, siamo creature, esseri umani, tentati sempre dal demonio, da Satana, che è colui che divide, il diavolo, colui che divide e che ci divide. No,
dobbiamo collaborare per creare sempre di più comunione. È il compito di ognuno, ma soprattutto del consiglio pastorale parrocchiale, che non deve perdere tempo su inezie, su sciocchezze, ma deve riflettere su come portare il Vangelo a questa comunità. Ecco, due proposte per far crescere la comunità: l'Eucarestia domenicale, non frammentata, ma unita, e una proposta di catechesi comunitaria degli adulti, di un cammino comunitario di fede, speranza e carità e di comunione. Attorno alla parola dobbiamo crescere, possiamo crescere solo attorno a Gesù. Ho già detto della pastorale giovanile, che va assolutamente impostata e incrementata con la presenza dell'oratorio, dell'attenzione. Sacro Cuore Immacolato di Maria, Campolicciolo, 15-18 febbraio.